Riprendiamo adesso con un nuovo, col terzo intervento, la terza relazione, quella di Paolo Veneri, nuovi modelli di urbanizzazione per un nuovo profilo di agenda territoriale europea, in cui appunto anche la situazione italiana è collocata nell'ambito della situazione complessiva europea. Ecco, prego Paolo. Ecco, forse adesso sì. Buongiorno a tutti e volevo prima di tutto anch'io ringraziare la Fondazione IFEL per averci invitato, che anche lavora all'Ocse, nel mio caso è sempre molto interessante anche per me inserire il contesto di un paese, descrivere un paese, quello che sappiamo con i nostri dati, le nostre analisi e paragonarlo un po' anche al resto dei paesi, perché credo che questo rappresenti una prospettiva interessante e complementare per contribuire al dibattito che di oggi e in generale insomma, di questo periodo sulle politiche territoriali e sulle disparità territoriali. Quindi il mio contributo vuole essere fondamentalmente dare una prospettiva internazionale, cioè come si colloca l'Italia su questi temi nei confronti di altri paesi, degli altri paesi OCSE soprattutto. Allora, di cosa parlerò principalmente? All'inizio faccio un breve richiamo su quelle che sono le definizioni, cioè parlerò di città e parlerò di regioni, di disparità territoriali a varie scale, però è importante che all'inizio chiariamo un po' quali sono queste definizioni. Dopodiché fondamentalmente vi mostrerò alcuni fatti su quella che è l'evoluzione delle disparità regionali nei paesi OCSE e come l'Italia si colloca, qual è il ruolo delle città per queste disparità, cioè come le città entrano in gioco. E poi qual è anche il ruolo economico quindi delle città, il significato economico delle città e come l'Italia sia in un certo senso diversa dalla media dei paesi OCSE da questo punto di vista. Poi trasversalmente, diciamo così, quando si parla di disparità territoriali ci si riferisce sempre a disparità economiche, sono zone, regioni ricche, sviluppate, regioni povere, però in realtà ci sono anche altre metriche, come quella del benessere, come quelle un po' più focalizzate sugli individui, sulla popolazione. Farò una qualche menzione di questa cosa. Quindi, per cominciare, le città. Come sapete anche voi, sono le città oggi, le città contemporanee, non necessariamente corrispondono al perimetro diciamo che viene identificato dal comune, ad esempio, non sempre. A volte il comune può essere una buona definizione, a volte può essere una definizione molto piccola. Su questa slide, questa figura, vedete ad esempio a sinistra il caso di Parigi, e la parte rossa è una parte fortemente, densamente, quindi di zona contigua, di sviluppo urbanizzato contiguo e di alta densità. Quindi è la definizione diciamo, minima, quando si può parlare di città, se ci riferiamo a una concentrazione di popolazione in maniera contigua. Nel caso di Parigi vedete la zona tratteggiata, il comune di Parigi, e poi avete la parte densa che si estende ben al di là del piccolo comune di Parigi. Nel caso di Roma, che a destra invece, potete vedere che comunque anche qui c'è una zona rossa che chiaramente è molto, molto interconnessa, che, insomma, che si estende al di là del comune, anche se il comune è molto più grande e c'è in un certo senso un pattern di densità diversa. Quindi, dal punto di vista dell'OCSE, noi vogliamo fornire, poter effettuare dei paragoni internazionali, capire la differenza, quanto è grande Roma, quanto è grande Parigi, come cresce Roma rispetto a Parigi e altre città, diciamo, dei paesi considerati, per cui abbiamo sviluppato delle definizioni. In particolare, abbiamo sviluppato delle definizioni anche chiaramente con i paesi, incluse le discussioni con l'Istat e con la Commissione Europea in generale, dove la risposta, insomma, la questione è poter rispondere a domande appunto di paragoni internazionali e anche poter informare le politiche urbane, cioè a che scala vanno fatte le politiche urbane, a che scala, qual è diciamo, l'estensione fisica delle città, ma anche qual è l'estensione economica delle città. E in particolare su questa estensione economica, che abbiamo sviluppato un concetto che è quello delle aree urbane funzionali, che li chiamiamo aree urbane funzionali, è una definizione di città che include diciamo, una parte densamente abitata e una parte meno densamente abitata circostante, che chiamiamo zona di pendolarismo,
commuting zone, e che definisce insomma, il totale di quest'area funzionale, di questa città economica. Adesso la città economica da questo punto di vista è stata poi applicata insomma, a quasi tutti i paesi OCSE dove abbiamo, per cui c'erano i dati disponibili, e ci ha permesso quindi di fare analisi diciamo, abbastanza robuste e di paragonare città attraverso i vari paesi dell'OCSE. Questa è una mappa ad esempio delle aree urbane funzionali, cioè delle città economiche, quelle che potrebbero essere anche, se prendiamo le più grandi, le aree metropolitane italiane secondo la nostra definizione, quindi che non corrispondono al comune, sono più grandi, non corrispondono necessariamente alla provincia, ma sono basate su come la popolazione giornalmente si muove, dove abita, dove vive e qual è l'estensione dal punto di vista diciamo, economico e quantomeno considerando i flussi di mercato del lavoro delle città stesse. Detto questo, non mi soffermo molto adesso sulla base di dati insomma, che abbiamo a disposizione, ma voglio parlare un po' delle disparità regionali. Cioè, le disparità territoriali, se prendiamo le regioni, insomma, in Italia è ben noto il discorso, diciamo, il problema del mezzogiorno, ma in generale prendiamo le regioni come le 21 regioni italiane e se consideriamo diciamo, un indicatore di disparità regionali, cioè guardiamo qual è la differenza di PIL per capite praticamente tra il 10% della popolazione diciamo, più ricca e quello del 10% più povero. Vediamo che l'Italia si trova diciamo, più o meno a metà, leggermente con delle disparità superiori alla media, che è chiaramente un indicatore molto molto mediato, non permette di prendere il massimo e il minimo, ma già considera il 10% della popolazione. Quello che osserviamo è che disparità regionali sono elevate in molti paesi e negli ultimi 15, diciamo, 20 anni sono leggermente aumentate, sono stabilmente alte, sono aumentate, anche se negli ultimi pochi anni, 3 o 4, 5 anni, in realtà in oltre la metà dei paesi c'è stata una lieve flessione, ma veramente lieve. Se prendiamo l'Italia, possiamo vedere e prendiamo l'evoluzione del prodotto interno lordo per capita. Questa figura vi rappresenta semplicemente la forchetta della regione più ricca e la regione più povera, e anche qua vedete che è in mezzo, cioè avete la media nazionale, anche qua si nota una sostanziale stabilità, un leggero incremento negli ultimi anni per quanto riguarda l'Italia. Se prendiamo la produttività, già il discorso leggermente cambia, perché in termini di produttività, come sappiamo anche in Italia, insomma, il fatto che c'è stata una sostanziale stagnazione economica negli ultimi 20 anni, è ben noto che la produttività è anche un po' alla base di questo. Vediamo che l'Italia nel suo complesso, ahimè, ha avuto un trend abbastanza decrescente di produttività e la forchetta regionale in questo caso si è aumentata maggiormente. Queste sono alcuni pochi fatti dal punto di vista delle disparità economiche, no? Produttività, prodotto interno lordo. Se prendiamo invece altri indicatori più complessi di benessere, consideriamo elementi come la sicurezza, l'occupazione, diciamo, la qualità ambientale, il reddito, anche questioni soggettive diciamo così, di percezione, indicatori di percezione come la soddisfazione con la vita, diciamo la speranza di vita che è un indicatore di salute eccetera, abbiamo 11 dimensioni diverse di benessere e lì abbiamo gli stessi indicatori per tutte le regioni, circa 400 regioni dei paesi OCSE. Possiamo vedere come si colloca ciascuna regione italiana, quella diciamo con il pallino bianco è quella che sta meglio, con un outcome diciamo così della sua relativa dimensione di benessere migliore, e quella con il punto nero, quella che diciamo dove la popolazione sperimenta quindi un benessere più basso. Vediamo che l'Italia in questo caso mostra delle disparità regionali molto alte, moltissime. Pensate a sicurezza, occupazione soprattutto, ci sono regioni che stanno nel top 20%, insomma nel 20% delle regioni insomma, che stanno meglio in tutti i paesi OCSE, delle 400, e regioni che stanno nel gradino più basso, cioè tra il 20%, quella banda un po' più scura rappresenta il 20% di regioni che stanno un po' peggio. E quindi potete vedere come in realtà la differenza sia visibile tra regioni, e qua parliamo della scala proprio veramente regionale, cioè delle 21 regioni.
per darvi un'idea, insomma, della... Poi, questa, se invece guardiamo alle province, allora, tanto per chiarirci, in Italia qua consideriamo le province e classifichiamo le province sulla base del loro grado di ruralità o urbanità. Ci sono province che sono fortemente metropolitane, diciamo urbane, sono altre che sono rurali, che definiamo rurali. E qua la differenza nel trend di produttività è sostanziale. Qua guardiamo soltanto al trend delle regioni rurali. Abbiamo visto le disparità di produttività sono stabili, sono un po' aumentate negli ultimi anni, ma dove la forchetta è aumentata negli ultimi 15 anni più di tutti non è tra l'urbano e il rurale, ma è tra il rurale che è accessibile, cioè che sta vicino alle grandi città, una città vicino, quindi c'è una certa accessibilità. Accessibilità ai servizi urbani in generale, quindi quando si avvicina a una città si avvicina ai servizi, si avvicina alle imprese, alla produttività, eccetera. E ci sono invece regioni rurali e remote, cioè che hanno una certa distanza. Una persona che vive in una rurale remota deve raggiungere una città in più di un'ora, diciamo, di cammino in macchina. Allora, queste sono le regioni che definiamo remote. Allora, l'evoluzione della produttività è chiaramente diversa negli ultimi anni. Non era così diversa prima, cioè, questa è una forchetta che si è sviluppata soprattutto dopo la crisi, cioè, si vede questo aumento, diciamo, di disparità. E qua entra il ruolo di qual è il ruolo delle città nelle disparità regionali. Se guardiamo le disparità regionali nel complesso del paese, le città hanno un ruolo, e questa è una media dell'OCSE, non è l'Italia, è una media dell'OCSE, è un trend molto evidente, molto chiaro, che diciamo, nei paesi OCSE negli ultimi 15-20 anni le città hanno aumentato fortemente la popolazione, hanno aumentato il gap con le altre aree, soprattutto quelle distanti. Questo ad esempio è una figura che vi mostra i flussi di persone, diciamo, che cambiano residenza. Persone ogni anno cambiano residenza da un luogo a un altro, c'è cioè una certa quantità di persone. Allora, se vedete diciamo, una barra verso destra significa con saldo positivo, cioè sono le regioni che hanno aumentato, hanno più residenti che sono spostati, e le regioni che stanno a sinistra hanno un saldo negativo. Vedete, a sinistra il saldo negativo domina, diciamo, le regioni rurali, quelle intermedie sono, diciamo, una via di mezzo, e le regioni urbane invece in gran parte dei paesi OCSE mostrano un saldo positivo. Quindi questo è anche, diciamo, un complemento alla slide precedente della produttività, quindi c'è un trend di spostamento della popolazione. Ora, se vediamo qual è il ruolo delle città, quanto pesano queste città, abbiamo detto, le abbiamo identificate tutte con lo stesso metodo, un minimo sono 50.000 abitanti, e includono una zona densamente abitata e il mercato del lavoro circostante. Queste rappresentano, diciamo, circa il 70%, 69% della popolazione dei paesi OCSE. Chiaramente questa quota, questa importanza delle città è diversa da paese a paese, ogni paese ha un sistema urbano diverso. Ci sono paesi come l'Italia molto policentrici con molte città medie, diciamo così, anche ben performanti, altri paesi con città molto, penso ai paesi asiatici, la Corea eccetera, con città molto più grandi. Se guardiamo sempre alla media OCSE, a quali sono le classi, se dividiamo le città in città grandi, sopra 1,5 milioni di abitanti, quelle piccole, sotto i 250.000, quali sono quelle che sono cresciute di più nella popolazione? In media, quelle grandi, 13% di popolazione negli ultimi 15 anni. Ora, l'Italia, qual è la differenza, diciamo, dell'Italia rispetto ai paesi OCSE? Chiaramente la struttura urbana italiana è diversa dalla media. La quota di popolazione che vive in queste città di almeno 50.000 abitanti è circa il 55% contro il 69-70% nei paesi OCSE. Nelle aree metropolitane, quelle di almeno 5, quelle che definiamo aree metropolitane, supponiamo 500.000 abitanti in su, ci sono 35% in Italia contro il 55% nella media degli altri paesi. Poi vediamo anche dove sono cresciute queste città all'interno di esse. La maggior parte dei paesi, tranne alcune eccezioni nel nord e centro Europa, sono cresciute chiaramente nella parte periferica, è lì che cresce la popolazione. La popolazione che viene nelle città si localizza, poi si ridistribuisce, dove si osserva un ritmo più alto sono nelle zone circostanti, quelle appunto dove è accessibile l'urbanità, ma dove non è necessariamente
la più forte, diciamo. Poi, se vediamo il peso delle città dal punto di vista economico, ora abbiamo detto, se prendiamo quelle grandi, 500.000 abitanti, nella media OCSE rappresentano il 55% della popolazione, ma il 60% in termini di PIL e il 59% più o meno in termini di occupazione. Premetto, sono stime chiaramente, non sono aggiustamenti che abbiamo fatto. Le capitali in particolare sono, in quasi tutti i paesi sono, dico quasi, ovviamente non tutti, ma diciamo le capitali di base, anche per un problema diciamo di misurazione, cioè sono la sede di molti degli headquarter delle grandi imprese, hanno di solito una performance, un gap rispetto alla media del paese abbastanza alto. Anche qui, se guardiamo diciamo all'Italia, abbiamo visto come il peso in termini di popolazione, in termini assoluti, sia minore delle città, e il secondo grafico in basso mostra anche il contributo alla crescita invece. Questo è, diciamo, non dipende dalla scala più di tanto. Si vede che chiaramente il contributo, diciamo, è molto basso sia per le città che per fuori delle città, perché l'Italia non è cresciuta fondamentalmente negli ultimi 15 anni, anzi, diciamo, c'è una lieve flessione. Però si osserva, può essere interessante vedere che, diciamo così, se c'è un contributo minimo alla crescita, questo è venuto fondamentalmente in termini di PIL, di crescita del PIL, questo è venuto principalmente dalle città, dalle aree metropolitane, negli ultimi 15 anni. Chiaramente, per collegarmi al discorso anche di Alessandro Coppola, di poco fa, che la retorica dello sviluppo basato sulle città, insomma, non è il messaggio che voglio trasmettere, però le città poi sono anche, c'è una polarizzazione della popolazione, abbiamo visto nelle città, però ci sono anche delle disuguaglianze, si creano delle polarizzazioni anche all'interno delle città, e queste polarizzazioni di base in Europa l'evidenza mostra che sono aumentate negli ultimi 10-15 anni. Siamo riusciti a stimare, diciamo così, delle disuguaglianze di reddito dentro le aree metropolitane in alcuni dei paesi OCSE. E la prima cosa che notiamo è che comunque le disuguaglianze sono leggermente più alte all'interno delle città che all'interno di altri tipi di territori, che all'interno di altri tipi di regioni. Dove ci sono le città ci sono più alte disuguaglianze in media. Anche se poi, come vedete, c'è una certa differenza, le città non sono tutte uguali, non hanno lo stesso livello di disparità. Questo grafico vi mostra ogni puntino, è la città con il più alto livello di disparità, misurato con il coefficiente di Gini, che è l'indicatore più utilizzato per disparità di reddito, e il punto più basso è la città, area metropolitana, con almeno 500.000 abitanti, con le disparità più basse. Se andiamo a vedere all'interno di queste, diciamo, disuguaglianze, veramente le disuguaglianze per quartiere, adesso non mi dilungo perché non ho il tempo, ma ve lo posso dire, le disuguaglianze per quartiere, o quella che chiamiamo anche la segregazione, il fatto che gruppi sociali diversi si concentrano nello spazio in maniera diversa, da questo punto di vista osserviamo anche qua che ci sono forti differenze, osserviamo che in realtà i gruppi sociali che si isolano più di tutti sono i gruppi sociali a reddito più alto, quindi in realtà le disparità, le disuguaglianze, diciamo così, intrametropolitane dentro le città, poi si manifestano anche con una spazialità, con un fatto che poi le persone si localizzano in quartieri diversi. Coloro che riescono a veramente isolarsi di più, ovviamente perché hanno la possibilità di scelta, sono i ceti più ricchi, seguiti dai ceti più poveri, che invece restano esclusi e quindi sono isolati, perché non hanno invece la possibilità di isolarsi. Quindi il problema di questo fenomeno è quando questi ceti più, diciamo, svantaggiati non hanno accesso poi alle opportunità che la città appunto dovrebbe fornire. Come abbiamo visto, la città è fonte di produttività, fonte di sviluppo e anche fonte di molte opportunità di benessere, ma poi in realtà questa polarizzazione metropolitana, se non è ben governata, può portare in realtà a ridurre queste potenzialità delle città. E diciamo, questo è un po' i fatti che volevo darvi. Quindi, per, diciamo così, anche sintetizzare un po' il filo del discorso, le disparità regionali sono, diciamo, le città entrano, diciamo così, come
fattore esplicativo delle disparità regionali, perché abbiamo visto che l'accesso alle città o il fatto di essere remoti è un punto di svolta nel comprendere le disparità regionali, e non è un caso che alcuni paesi, inclusa l'Italia, abbia sviluppato una delle politiche per le aree interne, perché probabilmente queste le aree interne, se vediamo a come sono identificate, sono anche aree di remote, perché sono appunto lontane da determinati servizi, eccetera. Il fatto che siano oggetto di una politica specifica è perché in effetti hanno dinamiche diverse e non seguono magari invece altri tipi di processi di sviluppo che si verificano nelle città principali e nelle zone, diciamo così, che beneficiano dell'esternalità, del beneficio anche spaziale delle grandi città, che va ben al di là del confine delle città stesse. Abbiamo evidenza molto forte che in termini di crescita della popolazione, crescita del PIL, eccetera, la crescita nelle aree urbane, diciamo così, si ancora ha un effetto, ha un segnale che arriva ben al di là a una scala regionale, fondamentalmente, una scala provinciale, per usare le classificazioni italiane. Mentre invece, appunto, ci sono aree, diciamo, di minore accessibilità che hanno delle dinamiche diverse. Le aree metropolitane però sono oggetto di continua crescita di popolazione, continue dinamiche di reddito, maggior potenziale grazie ai servizi che sono concentrati, alle opportunità per le imprese e la popolazione, concentrazione di dal punto di vista personale più educato, più con livelli di educazione più alti, quindi gli skills, e quindi i redditi più alti sono concentrati nelle città, ed è a questo che si spiegano le maggiori disuguaglianze soprattutto, cioè quindi sono disuguaglianze spiegate da redditi alti, non da redditi più bassi, però queste disuguaglianze vanno governate soprattutto nelle città, dove l'isolamento e la polarizzazione può essere problematico. Con questo ho finito, grazie. Grazie.